Da Sarno non sono arrivate ancora indicazioni definitive. A Genova Maurizi sta ridisegnando la sua Paganese in vista della sfida col Prato. Con Velardi fuori per squalifica e con Meola sicuramente assente e forse anche per rotta out per problemi muscolari. Neanche il francese Lanteri sarà della contesa, ma il tecnico di Colleferro non abbandonerà il suo 3-4-3 con Pepe che dovrà giostrare in mezzo al pacchetto arretrato, mentre in linea mediana vicino a Franco Martinovic è sicuro del posto. Deli favorito su Desene e Cioffi per giocare nel tris offensivo con Novotny e William. La Paganese ha intenzione di dare due dispiaceri in uno al Prato, togliere l'imbattibilità al giovane portiere Brunelli e vincere il secondo match consecutivo dopo il blitz di Viareggio. Il Prato invece arriva a Pagani sapendo di dover affrontare un avversario che fin qui ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, frenata forse dall'inesperienza di tanti giovani. Il tecnico Esposito sa che non sarà semplice, ma punta al risultato pieno. Allora, siamo con Ciccio Esposito, insomma un Prato che diciamo non subisce gol, forse manca qualcosa a livello offensivo, però insomma quattro partite imbattuto, insomma un bel inizio di campionato. Sì, sicuramente un buon inizio di campionato, sicuramente una squadra che all'inizio qualcuno non accreditava neanche un po', invece ha dimostrato di potersela giocare, di andare incontro a delle partite dove l'equilibrio l'ha fatta la padrona e dove ci sono state sicuramente delle buone prestazioni da parte della mia squadra. Certo, questo non significa che non abbiamo ampi margini di miglioramento, che dobbiamo migliorare, che dobbiamo lavorare per cercare di farlo in tutti i modi. Ci sarà qualche assenza, Bagnai che si è fatto male, Saitta, però insomma c'è il recupero di Silva Reis e sicuramente insomma una squadra compatta, unita, insomma vuole difendere anche questa imbattibilità, diciamo così. Sì, però dai, l'imbattibilità, chiaramente quando saliamo alla cronaca è chiaro che perché c'è un motivo, il motivo è sicuramente il fatto che non abbiamo preso gol, ma questo deve essere un motivo sì di soddisfazione, ma non deve farci cullare su questa cosa, perché andiamo incontro a partite dove, tanto per fare un esempio, a Pagani ci sarà il nuovo Bagar e io firmerei per prendere gol e vincere 2-1.